partita la live del barbecue. E vai! Bene, bene, buongiorno, anzi buona quasi sera. Io ho già cominciato qui il barbecue, c'è un po' di rumore di sottofondo, ci sono i vicini che tagliano la legna qua. Bene, siamo, dove siamo? Siamo a Malcotorno, che è un piccolo paesino molto bello. Qui c'è anche la birretta burgasco, ma invece è Schumensko, che è la birra bulgara. Ah, stasera, brutto pezzo di 45enne. Va bene, buonasera a tutti. Adesso sto vedendo anche sul... Guarda che bella inquadratura, metto anche la bottiglia di birra qua, che si vede bene, che mi pagano 150 euro se faccio vedere la bottiglia qua. Grandi cose in Bulgaria. Io ho già fatto partire il barbecue. Siamo a Malcotorno, che è un piccolo paesino, ospitati dalla mia amica. Questa è la casa della mia amica, una bella villettina a due piani con un bel giardino, c'ha i pomodori, la cipolla, l'aglio, l'insalata, eccetera eccetera. E insomma, stiamo aspettando, ho delle buone notizie, di trovare, e in realtà ho trovato, chi mi darà una mano a riparare il mezzo, perché abbiamo un problema con il cambio. Non è un problema irrisolvibile, anzi è molto risolvibile. La bellezza del motore che ho messo è che è abbastanza semplice. Qui ci abbiamo un po' di suino bello unto, ieri l'ho fatto marinare con un po' d'olio, un po' di spezie, un po' di limone, un po' di sale. Questa è Aria, che sta abbaiando, e anche Ziggy, ai gatti che ci sono in giro. Un po' di suino, visto che per tanti mesi non l'abbiamo avuto sia in Turchia che anche a Cipro. Che casino fanno i cani? Va bene, ecco qua, un po' di cipolla anche, messo su, le patate sono in forno. Buonasera a tutti, qua davanti faccio un po' di cambio, ho il telefono, vedo un po' i messaggi, magari sentite lo sfrigolio del barbecue, purtroppo non potete sentire l'odore. Un po' di sale. Questa sera la mia amica Dani con sua figlia e il suo ragazzo sono andati via per il weekend, sono andati sul Mar Nero a Burgas, e poi faranno un giro anche a Sinemorets, che è un posto molto bello sul mare a sud della Bulgaria, e quindi ci hanno lasciato la casa a disposizione. E stasera una bella cenetta romantica, c'è un bellissimo patio, il tramonto sta quasi arrivando e il sole colpisce proprio il patio, quindi un posto perfetto con una birretta, un po' di pane grigliato, un po' di cipolla, le patate in forno. Direi che stiamo una crema. Vediamo un po' di messaggi, se mi danno le birre la lascio anche io. Allora, novità, ho delle buone novità per quanto riguarda il cambio. Martedì ero sceso a Burgas per cercare un maestro, come viene un maestro meccanico, come viene definito qui in Bulgaria. Il primo meccanico non mi ha dato tutta questa, non lo so, non era molto intento. Purtroppo già i meccanici è difficile trovarli che abbiano del tempo a disposizione, sono sempre molto occupati. Trovarne uno che ha anche voglia di tirare giù il cambio e aprire il cambio comincia a essere difficile, perché più delle volte i meccanici semplicemente tirano giù il cambio, ne trovano uno di seconda mano, rettificato, usato, eccetera eccetera, lo buttano su. Il problema è che il mio, comunque avendo anche la sesta marcia che è stata aggiunta, anche trovare un cambio usato e fare praticamente quello che viene definito lo swap, devi comunque aprire il cambio e mettere anche la sesta. E avevo trovato poi alla fine, andando un po' in giro tra vari meccanici e capendo che appunto nessuno avrebbe avuto né tempo né voglia di fare questo lavoro, ne avevo trovato uno di quelli un po' vecchia scuola. E il meccanico vecchia scuola in Bulgaria vuol dire che alle 9 di mattina si è già stappato la seconda birra e già barcolla,
e la sua officina è un delirio totale. Questo è un buon meccanico, sembrerà assurdo, ma è così, è uno di quelli che comunque nel suo caos mentale sa lavorare. E questo infatti è arrivato un po' così, non ho capito se era già brillo o se era così di natura. Comunque, questo mi aveva dato un pochino di fiducia, nel senso che, cominciando a parlare un po' del cambio, dei vari motori, eccetera, eccetera, mi sembrava che fosse sul pezzo. C'è sempre quella, sai, scegliere un meccanico non è facile, anche perché uno dice, non è che vivo qua, per cui se mi succede qualcosa, diciamo che mi dà una garanzia, e se dopo una settimana qualcosa non funziona, torno da lui e gli dico, Ciccio, senti, sistemalo, anche noi prendiamo e partiamo, probabilmente quel meccanico non lo rivedremo mai più, non è che faccio 1000 chilometri e poi torno indietro per farglielo rivedere, farglielo riaggiustare. Quindi la scelta del meccanico, soprattutto quando si è in viaggio, è sempre abbastanza difficile. Su una questione così, purtroppo io personalmente, anche se capisco il funzionamento eccetera eccetera, non mi sento di mettermi lì a tirare giù un cambio da solo, anche perché so quanto pesa. Fosse stato un'altra cosa, come non so, la cinghia della pompa dell'acqua eccetera eccetera, lo posso fare, ho anche gli strumenti per farlo. Anche in questi giorni ho sistemato alcune cose che non funzionavano, che bisognava sistemare nell'allestimento, ho fatto tutto da solo, non ho bisogno ogni volta, però il cambio. La fortuna, ho chiamato il mio meccanico a Sofia, purtroppo lui, oltre a non avere il tempo, non ha nemmeno un'officina dove il mio mezzo può entrare. Essendo alto 2,75 m, la sua porta sì sarebbe 3 metri, quindi entrare ci entrerebbe. Però il soffitto è alto, mi sembra 3,5 metri, e quindi per lavorare sul cambio bisogna alzarlo sul ponte almeno a un'altezza di 1,80 m minimo, dipende da quanto è alto il meccanico, però devi essere così da sotto per poterci lavorare, non puoi stare inginocchiato, e quindi da lì comunque non c'è la possibilità nello spazio di fare questi lavori. Gli aveva dato comunque il contatto di una persona, un altro meccanico, che è poi un meccanico dove il mio meccanico manda i cambi quando devono essere aperti, smontati e riparati. Era un paio di giorni che avevo provato a telefonare, questa persona non mi rispondeva, e ho riprovato oggi a chiamare il mio meccanico, guarda, questo Ivan non mi risponde al telefono. Ho detto, magari vede un telefono italiano, gli viene scritto fuori il nome Armando e dice, ma chi minchia è sta Armando? Infatti il mio meccanico l'ha chiamato, ha detto, guarda, c'è questo mio cliente, questo mio amico che ti sta cercando. Ah, ok, adesso gli risponde. Infatti dopo 5 minuti l'ho chiamato, mi ha risposto molto velocemente, ha subito capito di quello di cui stavamo parlando, perché è un meccanico che si occupa solo di cambi, quindi la sua specializzazione sono i cambi, che è quello che stavo cercando, perché tante volte magari il normale meccanico, magari non tutti hanno la voglia e anche la capacità di mettere le mani su un cambio, anche perché ti ho detto, la maggior parte delle volte, visto che la soluzione più semplice che viene effettuata dal meccanico è tirano giù un cambio, ne trovano uno di seconda mano, gli danno un'occhiata, boom, mettono su, olio, prendi e va. Però sai che assicurazione hai, che cosa sai, quanti chilometri ha fatto quel cambio, come è stato utilizzato eccetera eccetera. Quindi preferisco comunque lavorare sul mio cambio. Aspetta che guardo un attimo i messaggi, non riesco a fare tutte le cose così. Poi dimmi se ho indovinato, non so Massimo cos'è che dovevo indovinare, non lo so. E quindi la buona notizia è che ho trovato un meccanico specializzato per i cambi. Allora all'inizio ho detto, tra l'altro sono andato anche qua in questo piccolo paese di 1000 abitanti che si chiama Malcotorno, c'è un meccanico, quello proprio non mi ha ispirato nessuna fiducia. Sai di quei meccanici dove quando tu vai sembra che gli dai fastidio che gli stai portando del lavoro? Cioè, come dire, ah, che palle, cioè, mi fai lavorare? Sai com'è. Avevo pensato, la mia idea era, ok, per evitare di farmi tutti i chilometri fino a Sofia, smontiamo il cambio qua,
lo mando con un corriere, solo che anche lì i costi sarebbero, secondo me, aumentati di molto. In questo momento il mezzo va, per cui non dà nessuna problematica. La mia interpretazione di quello che è successo è che per colpa di una perdita dell'olio, e bisognerà trovare poi capire da dove perde l'olio, se perde dal parolio interno oppure dal ripartitore, insomma bisogna mettersi lì, tirare giù e capire. Per colpa della perdita d'olio, la quinta e la sesta, che sono le marce più in alto, non erano bene in tutto questo olio e quindi hanno cominciato a sfrigolare e probabilmente in qualche maniera perdere la sincronizzazione con il sincronizzatore. Insomma, questo è quello che mi sono immaginato. Poi, una volta che smontiamo il cambio, purtroppo non c'è la bacchetta magica per capire cosa realmente è successo. Finché non si smonta il cambio e si guarda dentro, molto probabilmente potrebbe anche esserci la possibilità di non dover neanche smontare tutto il cambio, perché il mio cambio ha la prima e la quarta della parte principale del cambio, la quinta e la sesta sono, diciamo, esterne, chiuse da un carter aggiuntivo. La bella notizia appunto è questa: quando gli ho chiesto, senti, ma tu quando è che hai del tempo libero? Ah, si parla dell'inizio del mese prossimo. Ho detto, la Madonna, vabbè, che non è neanche tra tantissimo, è tra una decina di giorni. Però, visto l'amicizia col mio meccanico, gli ho spiegato un po' la storia, ho detto, guarda, questa non è solo un mezzo per cui ti dico, ah sì, no, noi abbiamo una casa, ti lasciamo il mezzo quando c'hai tempo. È casa nostra, quindi ha capito un po' qual è la situazione. Ha detto, guarda, ci sentiamo lunedì, vedo se questa settimana riesco a infilarti dentro in qualche buco, siccome ha comunque del lavoro, tra virgolette, in arretrato, nel senso gente che ha lasciato, clienti che hanno lasciato lì il cambio da sistemare, vediamo se riusciamo. Lui mi ha detto che in un paio di giorni, in mezza giornata, si tira giù, si apre, si ordinano i pezzi di ricambio, teoricamente a Sofia, come in tanti altri posti in Italia, essendo comunque una grande città, dopo mezz'ora, 40 minuti hai il corriere che ti porta i pezzi di ricambio. Mi ha detto che si trovano abbastanza facilmente, si mette tutto a posto, si rimette sul cambio il giorno dopo, si fanno dei test, si vede che tutto funzioni come deve funzionare e il gioco è fatto. Quindi una mia tranquillità anche il fatto di sapere di dare il cambio a una persona che è specializzata e non a, non voglio dire il primo pirla che trovo per la strada, il secondo, il terzo. Quindi questa è una mia soddisfazione, proprio per il fatto che mi dà, tra virgolette, una garanzia, una persona che è specializzata in queste problematiche, conosce bene questi mezzi, conosce bene i cambi e quindi sa perfettamente dove mettere le mani senza nessuna perdita di tempo. Ecco, soprattutto la perdita di tempo, la mia paura era, vado magari giù a Burgasso dove ho visto questo meccanico che mi ispirava e poi che succede? Tiriamo giù il cambio e questo c'è un attimo che dice, boh, io non so che faccio, rimango lì con un cambio in mano. Quindi questa è la buona notizia, speriamo appunto che lui riesca a trovare uno spazio libero. In quel caso la soluzione più comoda è che il mio bagaglio, ovvero moglie e cani, restano qui a Banco Tormamo, a casa della mia amica. C'è una stanza per gli ospiti con wifi, corrente, frigorifero, eccetera eccetera, e io da solo mi sparo 450 km per andare a Sofia. Ho degli amici a Sofia, quindi per dormire faccio molto prima a dormire direttamente nel camper piuttosto che stare poi a cercare qualche amico dove andare a sbattere la testa. Troppo cotto il maiale, stopposo, no, ma lo sto bruciacchiando bene, insomma non c'è problema, comunque farlo brusachià. E quindi questo è un po' il piano e spero entro fine settimana prossima di riuscire a terminare tutta questa cosa. C'è ancora l'idea comunque di, una volta sistemato il mezzo, ritornare in Turchia, dove abbiamo comunque un nuovo visto per 3 mesi,
Quindi finire il nostro viaggio, finire con la Cappadocia, che è forse una delle parti più belle della Turchia, e molto probabilmente non esplorare la Georgia quest'anno. Mi sa che con tutto questo incasinamento, purtroppo con la prima rottura del parastrappi, questo problema al cambio, le cose si sono fermate leggermente, quindi non abbiamo avuto tutto quel tempo, quasi un mese aspettando il pezzo in Turchia, adesso un paio di settimane qua, insomma le cose funzionano in questa maniera. Quindi stasera una bella cenettina romantica e un bel film con la mughiera. La cosa strana è che Morgenstern è parcheggiato proprio qua davanti e noi continuiamo a dormire in camper comunque. Ci piace, poi io di giorno sono stato qua a lavorare sul computer eccetera eccetera, però in generale la sera ci piace stare a casa nostra, e le quattro pareti, le case che non conosciamo, non so, non ci attraggono. E quindi alla sera, anche ieri abbiamo cenato con la mia amica e poi tac, ce ne siamo andati tranquillamente. Allora, questo mi sembra che sia pronto. Ce ne siamo andati tranquillamente a casa con i due pelosi. La cosa bella è che qua c'è un bel giardino, quindi loro sono abbastanza tranquilli, anche se oggi li ho beccati fuori per la strada perché hanno trovato un buco da dove uscire. Loro, se trovano un buco, ci si infilano sempre come il loro papà. Va bene, insomma queste sono un po' le news. Ieri sera, nella stessa maniera, mi sono fatto un bicchiere di birra. Stamattina avevo un mal di testa, ormai non sono più abituato, io fortunatamente non bevo, per cui anche un goccio di birra mi fa venire il mal di testa, quindi domani mattina molto probabilmente mi sveglierò con il mal di testa. Ah, sta cipolla si è abbrustolita. Come dicevo, le patate sono in forno, avevo pensato di farle qua sul barbecue, ma bisogna sbiancarle prima, non funziona così. E niente, mostra il commento, bella la biancheria affumicata. Ah, questa qua dietro, vabbè, sa un po' di maiale la biancheria, va benissimo. Qui è vita molto paesana, insomma, è molto... si chiama, è proprio la vita di paesino, ci sono 1000 abitanti, è molto tranquillo, è molto bello, il furgone è sempre aperto, non ci sono ladri, la casa anche aperta, insomma si sta veramente tranquilli. E la mia amica un paio di anni fa ha deciso di andare via dalla capitale, trasferirsi qua, soprattutto perché la bambina vive in una maniera molto più tranquilla, molto più insomma è più bello. E devo dire, se ti capita di passare in Bulgaria in vacanza, ti consiglio di visitare questo parco naturale di Stranja, perché è uno dei più belli, è il più grande in Bulgaria, è uno dei più belli, merita veramente una visita. Ah, mi sento come un cane che sbava e aspetta di ricevere il pezzettino di carta. Guarda, ce ne sono qua sotto, ce ne sono due che fanno lo stesso. Ah, Armando, metti nel cartoccio le patate. Ma su questa griglia elettrica non so se funziona, insomma. Comunque, cosa avete fatto voi? Cosa farete questo weekend? Prenderete il vostro bel bestione bianco, andrete a farvi un bel weekend? Com'è il tempo in Italia? Io non lo so, qua è bellissimo. La cosa bella è che c'è un bel sole, ma siamo a 600 metri d'altezza, quindi c'è comunque un'aria abbastanza fresca, non è una zona molto afosa, e quindi si sta veramente di un bene. Puoi scrivermi nei commenti, a parte mettere un bel pollicione in su al video, lascia un bel commento, dimmi cosa farai questo weekend, quali sono i tuoi piani. Tanti di voi so che non hanno nemmeno il camper, mi seguono perché gli sto simpatico. C'è anche chi mi segue pur standogli sulle palle. Vabbè, questi sono personaggi strani che bazzicano sul mio canale. Gli sto sulle palle e guarda i miei video e commentano. Vabbè. Comunque, fammi sapere nei commenti cosa farai questo weekend, se vai a farti un bel giretto col camper oppure se devi stare a lavorare. C'è tanta gente, noi comunque lavoreremo il weekend. Sto preparando il video per questa domenica, che è il tour
del camper, quel T4 che più o meno ti ho fatto vedere la settimana scorsa dei nostri amici americani Sandra e Jamie, solo che il montaggio ci ho messo poco a farlo. A fare i sottotitoli, ragazzi, imparate l'inglese, perché io non è che posso perdere le giornate a fare i sottotitoli, è un lavoro di una pallosità, perché ascolti un po', cerchi di capire in che maniera torno in italiano, apri qualcosa, scrivi, controlli che tutto sia giusto, ok, prossimo. Duvalle, anche un video da 20 minuti, insomma è da stamattina che ci sto lavorando, ragazzi, un bel corso di inglese, ma chi te lo fa fatto? Lo faccio fare io. Facciamo dei bei video con la mughiera che parla l'inglese e ti insegna a speak English, insomma, ragazzi, che mettere sottotitoli. E a me piace far vedere anche non solo viaggiatori italiani, eccetera, eccetera. È bello dare un po' di varietà al canale, far vedere anche persone che stanno viaggiando in Europa e nel mondo, che non vengono solo dall'Italia ma anche da altri paesi. Poi sono due persone veramente molto simpatiche, abbiamo trascorso un bellissimo periodo insieme a loro, e il loro mezzo, se tu pensi che Morgenstern sia unico, il loro mezzo è ancora di più, è proprio una cosa spaziale, tantissimo lavoro fatto. In Bulgaria cosa ci consigli per un tour? Allora, la Bulgaria la conosco abbastanza bene, diciamo che là ci sono delle parti che preferisco. Sofia, la capitale, non posso spendere tante belle parole. Plovdiv è una città molto più carina, con il suo vecchio centro storico, molto più tranquilla. La parte che preferisco di più è sia la parte di montagna in generale. Ci sono tre zone, una è quella sotto a Sofia, dove ci sono la montagna di Rila e il Pirin, che sono le due montagne più alte. Rila è una montagna stupenda, con anche un bellissimo monastero, che è un posto unico nel suo genere, ed è una bellissima montagna, la montagna Sorgiva. La parte sotto è anche molto bella, abbiamo visitato tra settembre e ottobre le montagne, i Monti Rodopi, che sono queste montagne, una catena di montagna più bassa di Rila e Pirin, che stanno praticamente al confine tra la Grecia e la Bulgaria. Sono dei posti molto interessanti, molto belli, secondo me, da vedere nelle mezze stagioni, quindi in primavera, con lo sbocciare dei fiori, piuttosto che quel paesaggio autunnale. Queste sono due zone molto belle. È anche molto bella quella che viene definita la Stara Planina, quindi la parte balcanica, la parte centrale della Bulgaria verso Velikotornovo, che è la vecchia capitale bulgara, Elena, insomma quella zona, insomma, un po' montuosa della capitale. Queste sono le zone che mi piacciono di più. La parte del mare, diciamo che da Varna fino a Burgas, che è la parte, diciamo, centrale della Bulgaria, che dà sul mare, è molto turistica. D'estate è veramente abbastanza incasinata, hanno costruito, cementificato, turisti inglesi ubriachi, quindi diciamo che le parti belle di mare sono da Varna in su fino al confine con la Romania, e da Burgas in giù, che è un piccolo pezzettino, fino ad arrivare al confine con la Turchia. Quindi queste sono un po' le cose che a Trento 30 gradi e mega concerto del Blasco, 120.000 persone, ma noi scappiamo col furgo lago montagna. E beh, Flemi, ci mancherebbe, però anche un bel concertino del Blasco non sarebbe male. Io ti seguo per sbaglio, poi ti ho trovato un poco s, ma simpatico e oltre. Un poco s cosa vuol dire? Un poco stronzo. Ah, ma chi me lo fa fa col camper? Minchia, ce l'ho in giro a piedi in montagna e bici. Il camper non è per tutti, giustamente. Va bene, ragazzi, io mi sa che ho finito qua con questa con questo suino. Siamo pronti, Mella ha preparato la tavola, le patate dovrebbero essere pronte. Io ho ancora un bicchierino di birretta da bere. Vi saluto a tutti, vi auguro a tutti un buonissimo, bellissimo e solare weekend. Noi ce ne staremo qua tranquilli, probabilmente andremo a fare qualche passeggiata, e
Dopodiché speriamo, appunto, ti riaggiornerò magari settimana prossima su cosa succede sulle lavorazioni del cambio di Morgenstern. Questo è più o meno quanto e ci vediamo magari domenica con questo video, se riesco a finire i sottotitoli, perché è veramente un po' una rottura del balle. Ciao, lascio qui questo 5 minuti e poi torno.